Santero per l'ottava giornata del campionato di Serie B Old Boys West. Una buonasera, un benvenuti da Pietro Battaglia e da Cristian Sopegno. Con 5 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 7 giornate, il primo attacco della Winter Spavia in attacco con un veterano come Di Bella, e proprio i veterani sono la chiave e l'ossatura di questa Pavia. Tanti giocatori che hanno giocato tanti campionati di Serie B, di Serie A2 e di Serie A. Si va da De Min dall'arco per i primi 3 punti della partita. 3-0 Pavia alla prima azione. Ora Negro però lotta come un leone, mai non ha tanto spazio per colpire, da 3 punti va a muovere anche lui il tabellone. Avvio incandescente, 3 pari. Bella in attacco con Pavia che ha solo più 7 secondi per inventare qualcosa. Di Bella apre in angolo per Mazzantini che attacca il canestro, mai non cade a terra, la palla finisce Di Bella sulla sirena e Di Bella dopo 1,5 metri trova il 6-3 e Legnano. Fondo a segnare l'11-6, Alba resta meno 5. Lo Jacopo ha appoggiato il layup facile che ha scritto 11 sul tabellone. Parte ancora De Min a muovere la rettina. Ancora dello Jacopo, esce Boffelli che non ha spazio per il tiro da 3. Marcata vista, ora fino in fondo e segna il 15-22. Immediatamente la pressione di Rampone, spezzata però bene da Pavia che è già dall'altra parte del campo, nessuno va a chiudere, layup troppo semplice, sbagliato da Manuelli, veramente un rigore a porta vuota, regalo il pallone a Maino che va a prendersi un altro tiro da 3 punti, questa volta al canestro, meno 3 della vita, 24-21. Tutto San Bernardo, qualche problema a seguire questa rimessa, 28 secondi da giocare, 5 di discrepanza tra il cronometro dei 24 Langarolo, quello che rimarrà a posto di cronometro, bisogna vedere chi sarà il prossimo stesso. Draghi gioca per il fondo e poi esplodere il pallone 58 sul 23-26, 15 secondi per Pavia per chiudere l'azione, è entrato un under classe 99 intanto per questi ultimi secondi da giocare. 9 adesso, 8, 7, ne rimangono adesso 6, 5, 4, 3. Manuelli prova ad andare fino in fondo, segna e subisce fallo con un secondo e 8 decimi da giocare, 28 Pavia, 23 Alba. Torna sul parquet per il secondo quarto di quest'Alba, Pavia, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B Old Wild West. Samoggia, lontano dalla palla, si aspetta un blocco per lo stesso Di Bella, difende bene per ora Dragici e allora ci pensa proprio Samoggia ad andare a prendersi l'arresto e tiro fuori equilibrio. Giocata di talento questa, 31 Pavia, 26 Alba. 10 punti importantissimi. Se vogliamo forse è stato anche l'unica della sua fino a questo momento breve carriera, triple nello Jacopo che vale il pari. Dicevamo, prima partita in cui è stato chiamato davvero in causa in un momento di necessità. Dici, con il vantaggio fisico che aveva, è proprio Dragici dall'altra parte del campo, attacca in palleggio, lo stesso De Mei che non difende, vantaggio alto che torna avanti dopo almeno 9. E si riparte con Di Bella da lontano, manda al bar tutta la difesa, palleggio a rete, tiro solo primo ferro, tocco di Square, tapping vincente per lui. Al vertice, ricezione però Draghici, piccarolo immediato, Draghici cincisca col pallone, alla fine mai non riesce a liberarsi per il tiro da 3 punti. Sorpasso aggancio di Alba, quota 54. Gli arbitri lo richiamano Rampone per andare a posizionarsi a rimbalzo. Alzare la parabola, Squeo che sbraccia ancora una volta, tiro la tre piazzata di Di Bella per rimanere incollata con gli artigli alla partita, ci pensa Maino, meno 3, 73-70, tutto è possibile qui al pala 9-5-8. E allora Pavia ha la ghiotta opportunità di andare a mettere le olive nel martini della partita con una tripla o con un gioco da 3 punti. Eccola la tripla appena citata, va a bersaglio e chiude virtualmente qui la gara. Transizione ora disperata per Dello Jacopo che però perde tempo sotto Rampone, va all'appoggio semplice, 2 punti, tanta la decisione, la partita possiamo dire che è definitivamente finita. Di Bella 2 su 2 ancora, attaccheranno ancora o se si limiteranno a far scorrere il tempo e così è, finisce qui la partita, 85 Pavia, 78 Alba. Alla prossima partita.
1, 2, 3.